L'anello di Santa Cristina è un itinerario circolare che si sviluppa tra la Valdala e la Val Grande. Punto di partenza e arrivo di questo itinerario è il comune di Ceres, 701 metri, in Valdala. Ma è anche possibile percorrerlo in senso inverso da Cantoira. Il santuario di Santa Cristina è a 1340 metri. Il tempo di percorrenza stimato è di 3 ore e 15 minuti. Il dislivello è di 700 metri. Lungo il percorso si trovano diversi segni della devozione popolare. Il periodo consigliato è da aprile ad ottobre. Ma adeguatamente attrezzati è possibile raggiungere il santuario anche con la neve. Ceres è raggiunta da una linea ferroviaria risalente ai primi decenni del Novecento. Scegliere Ceres come punto di partenza per percorrere l'anello di Santa Cristina vuol dire quindi poter raggiungere l'imbocco del sentiero in modo rilassante e sostenibile. E allo stesso tempo fare un salto nel passato. Infatti, le stazioni lungo questo percorso presentano affascinanti architetture liberty. Per imboccare il sentiero è necessario attraversare il paese. Seguendo la segnaletica CAI, molto presto si abbandona la strada asfaltata e ci si addentra in un bosco di faggi e castagni. In passato il castagno era chiamato anche albero del pane e rappresentava un'importante risorsa per gli abitanti delle montagne. Lungo il percorso si trovano diversi segni della devozione popolare. Il primo è la Cappella degli Appestati, costruita intorno al 1575. Per permettere alla popolazione di partecipare alla messa nel bosco, riducendo i rischi di contagio. L'altra cappella è quella della Madonna degli Angeli, luogo ideale per una breve pausa. Non si hanno notizie precise sulla data di edificazione, ma sappiamo che è stata restaurata e riaperta al culto nel 1910. Il sentiero prosegue inerpicandosi sul Col Balance, 1288 metri. Questo è un punto di vista ideale sul santuario, in tutte le stagioni. Ma è quando si giunge al santuario che si ammira il panorama migliore. Una spettacolare vista a 360 gradi sulle valli di Lanzo. Il santuario presenta una struttura irregolare a navata unica e si racconta sia stato progettato in seguito all'apparizione di Santa Cristina, compatrona di Cantoira, ad un pastore del luogo. Quella che è l'attuale cappella è una cosa che si è sviluppata nel tempo, però ha origini parecchio antiche. La prima traccia documentata che abbiamo è un pilone che è nella parte finale della cappella.
che è datato 1514. Da quel primo pilone si è originariamente sviluppata prima una piccola costruzione che poi si è allargata in quella che è l'attuale cappella. Santa Cristina era una giovane ragazza che si convertì al cristianesimo. Suo padre, al contrario, la mandò in carcere, fu sottoposta a processo e a vari supplizi. Le pene inflitte alla santa sono raffigurate nel portone esterno, che risale alla fine del secolo scorso. Nella zona presbiteriale, oltre l'altare, si trova un affresco raffigurante Santa Cristina davanti alla Madonna con il bambino. All'interno del santuario si conservano un centinaio di ex voto, per la maggior parte torinesi, di cui i più antichi sono del XIX secolo. Per un certo periodo, la proprietà del santuario è stata contesa tra il comune di Ceres e quello di Cantoira. Di questa diatriba restano ancora segni e memoria tra gli abitanti delle valli. Sono le croci di finanza che si facevano su qualsiasi territorio, anche e qua a maggior ragione, infatti ce n'è addirittura due. Il santuario rimane praticamente tutto sulla roccia di Ceres. Fatto sta che comunque adesso quella diatriba dovrebbe essere terminata. Il 24 di luglio viene celebrata la festa annuale in onore della Santa. Da tradizione, le popolazioni delle vicine vallate si recano in processione al santuario. Questo giorno è ideale per visitare l'interno del santuario e vivere una giornata di condivisione, festa e raccoglimento con le comunità locali. Per completare l'anello si scende dal santuario attraverso la Val Grande, in direzione Cantoira. Arrivati in pianura si prosegue il cammino tra prati e boschi che costeggiano la Stura, per ricongiungersi alla strada che riporta a Ceres. Anche l'anello di Santa Cristina, come molti altri sentieri delle valli di Lanzo, deve la sua riscoperta e manutenzione all'impegno dei volontari del CAI. Per Santa Cristina è stato recuperato un doppio sentiero, sia quello che sale da Cantoira sia quello che sale da Ceres. Diciamo che l'opera del CAI è stata principalmente quella della bollatura del sentiero col classico bianco-rosso, mediamente un bollo bianco-rosso ogni 50-100 metri, e delle frecce verticali così.